Benvenuti a tutti ragazzi e ben ritrovati ad una nuova puntata di progettazione interattiva con Extrend. Io sono il geometra Mario Stringaro e come tutti i lunedì ci troviamo insieme a fare questo particolare tipo di rubrica che appunto mette a disposizione uno spazio interattivo dove, scelto insieme a tutta la comunità che segue il canale, un particolare tipo di progetto, come in questo caso scelto da Mr. Paul un condominio nello stile degli anime giapponesi, lo progettiamo in modo interattivo assieme a voi, scegliendo come dovrebbe venire. D'accordo che in questo caso non è stata proprio a tutti gli effetti una scelta fatta assieme alla comunità, perché in pratica, appunto, è stato richiesto unicamente da Mr. Paul perché la maggior parte delle persone presenti in live al momento del sondaggio, si erano allontanate oppure erano già andate via, quindi era rimasto l'unico attivo è stato scelto ad unanimità da una sola persona. A parte questo piccolo particolare, abbiamo cominciato già la volta scorsa, quindi dallo scorso lunedì, questo condominio e come potete già vedere abbiamo già dei piacevoli risultati, quindi in pratica oggi ripartiremo da questo punto che vedete in sovrimpressione. Vorrei darvi anche alcune piccole informazioni. In pratica, nonostante tutto il casino che abbiamo fatto per scegliere una soluzione per le live domenicali che sarebbero interrotte, e vi chiedo scusa perché non è stata una scelta mia, non è che scelgo io gli orari, non è che dipende da me. L'impegno che mi bloccava la domenica pomeriggio è terminato, cioè in pratica non sono più impegnato la domenica pomeriggio, quindi potremmo ritornare alla vecchia situazione, alla vecchia normalità. Quindi dovrebbe, se per tutti va bene, se per tutti non è un problema, si dovrebbe ripristinare la situazione della domenica. Anche se a dirvi la verità vorrei esprimere un mio scetticismo per quanto riguarda questa situazione. Ormai c'è l'attività del canale sta scemando, sta diminuendo anziché aumentare, cosa che mi sta un po' preoccupando. Visto che questa live, questo canale, comunque l'impegno con questa cosa, ovviamente porta via tempo al mio lavoro vero e proprio, e tante volte ok che ho dato priorità al lavoro, e infatti abbiamo avuto diverse live saltate o rimandate, ma è anche vero comunque che se proprio non ho impegni improrogabili, ci sono state delle volte che ho rimandato o messo in pausa un lavoro per poter fare una live. Se è un tipo di canale che non rende, che non interessa, ragazzi, ci sono migliaia di canali che portano gameplay, ci sono migliaia di canali che portano arte diversa da quella architettonica. Quindi, in pratica, se è altra la roba che attira, mi dispiace, ragazzi, che i miei contenuti non siano di vostro gradimento. Ma, insomma, portare avanti una cosa che è una presa per i fondelli, una presa in giro, non è che mi piaccia tantissimo. A parte questo, chiusa questa piccola parentesi che in parte è uno sfogo, in parte è quest'annuncio per quanto riguarda il ripristino dell'attività della domenica.
Io proporrei a questo punto di invece di fare la seconda puntata settimanale della rigenerazione in 3D delle vostre passioni, io a questo punto direi, visto che è proprio una roba domenicale, una situazione ben diversa da quella intrasettimanale, cioè all'interno della settimana, a questo punto io proporrei di fare quella famosissima seconda rubrica della rigenerazione in 3D. No, scusate, della progettazione interattiva, però quella libera. Nel senso, qualsiasi cretinata ci venga in mente, la creiamo insieme. Sempre riferimento, di quel bunker o stazione missilistica che facemmo durante una delle progettazioni interattive. Anzi, no, era durante il talk show perché era uscito sulla villetta che stavamo facendo insieme. Bene, bando alle ciance, io a questo punto, dato che l'ho dimenticato ancora, andrei a fare il postino dell'annuncio delle dirette. Everione. Ok, post fatto. Eccoci qua. Bene, dicevo, terminati questi annunci e queste cosettine qua, strane qua, potremmo, riprendere da dove abbiamo lasciato. Ora, alla fine live ti devo dire alcune cosine in privato. Va bene, cioè, vuoi anticiparmi qualcosa? Cioè, nel senso, robe belle, robe brutte, qualche bella notizia che è in arrivo, non lo so. Allora, nel frattempo, noi abbiamo fatto questo elemento qua con la parte dei torrini scala. Più nello specifico nei vani ascensori che arrivano fino all'ultimo livello, il che significa che abbiamo deciso, più che altro ho deciso, di fare questo piano, l'ultimo piano, come visitabile. Quindi facciamo subito una bella modifica del nostro pavimento, quello che abbiamo cominciato a fare. Ah, nessuna bella notizia, brutta notizia. Solo un pensiero che potrebbe aiutarti. Io spero che il pensiero non riguardi gameplay, perché, come dicevo prima, ne è pieno Twitch. Volete gameplay? Ci stanno altri canali già avviati, sono già a buon punto. Se volete gameplay, sicuramente trovate di meglio per giocatori migliori, giochi più interessanti, perché comunque non porterei chissà quali e quanti contenuti. Ovviamente sto aspettando l'uscita di Darksiders 3. Potrei fare live di quelle se mi faccio coinvolgere da questa idea, però non è che è proprio la mia massima aspirazione. Allora, sempre riferito al fatto che stiamo disegnando qualcosa nello stile giapponese, no, no, ma non c'entra con il gameplay. Ok, ma scusa, se è una cosa che riguardano queste live, non lo so, sono così necessarie da dire in privato, non potrebbero, magari, che so, invogliare altre persone a dare consigli e quindi magari facciamole in pubblico, che sono proprio private private?
Allora, dicevamo, se facciamo qualcosa dello stile orientale, dovremmo fare rettangolare con montante. Quindi partiamo da qui. Questo dovrebbe essere il livello del muretto. E facciamo il corrente attorno. Che poi c'è da attivare anche l'anteprima perché dobbiamo vedere se rientra tutto all'interno. Sono un pochino private, diciamo che in quattro parole devi scioglierti un po'. Pensi che sono, non lo so, rigido? Considera, ovviamente, visto che abbiamo cominciato col dire questo, considera che era mia idea che fosse una cosa molto, un pochino a volte, e anche intransigente a volte. Intransigente in che senso, scusa? Cioè, nel senso mi pare di lasciarvi fare sostanzialmente quello che volete. Non ho mai bannato nessuno, non ho mai detto: ehi tu, questa cosa non si può fare. Ok, allora la posizione è giusta. Il montante, però, a dirvi la verità, non è che mi piaccia tantissimo. Anche se penso di lasciarlo, perché insomma, non è che mi piace tanto, però. Allora, qua sta perfettamente dentro. Questo dobbiamo farlo rientrare. Non ho capito se il problema. Perché vedete, qua entra perfettamente. Sta proprio all'angolo. Quindi questo dovrebbe essere forse da fuori, da qui. Modifica percorso. Andiamo sempre nella vista dall'alto. Vediamo se nella vista 3D riusciamo a vedere qualcosa extra. No, no, guardate, è proprio fuori da entrambi i lati. Eppure la linea è la stessa. Strano. Vediamo se riusciamo a cambiare questo. Sì, questo si cambia. Però il montante qua continua a restare fuori. Questo sicuramente sarà più dentro ancora. Non lo riesco a capire. Potevano mai esserci cose strane che non si presentavano, cioè secondo voi? Ok, adesso dovremmo cercare di fare in modo che la metà della ringhiera arrivi direttamente dentro, ok? Così va bene. Questa che non è proprio all'angolo non mi piace tantissimo, però ce la facciamo andare bene. Dove sarebbe la cosa spezzata? Cioè, mi sa che è tutto collegato. No, no, non in quel senso, nel senso che dovresti essere più rilassato, qualche volta anche un po', come posso dire, buttarla anche sullo scherzo, non meno professionale, ma meno come se fosse un incontro di lavoro. Buttarla sul divertimento, cercando però di portare sempre i tuoi contenuti. E
Ragazzi, posso capire che l'intrattenimento sia di questo tipo, però era un po' mia intenzione essere comunque una figura professionale. Cioè, cercate di capire che attraverso la proposizione di questo tipo di contenuto sto sempre cercando di far conoscere il mio lavoro, di ottenere, perché no, forse sogno ad occhi aperti, ma di ottenere anche possibilità per quanto riguarda per l'appunto il mio lavoro. Ok, mettiamo per un attimo il wireframe. Ah no, aspettate, qua sono dal terrazzo, vista dall'alto, wireframe da qui. Facciamo partire il punto centrale della ringhiera sulla parte centrale di questo elemento. Poi, allora, la ringhiera rimane perfettamente al centro. Dovremmo però farlo partire con un piccolo elemento che dovrebbe essere sostanzialmente di 0,01 ma certo, infatti ho detto come non meno professionale, però se ci scappa una battuta non è male, il mio è solo un consiglio ovviamente. Boh, non penso di non farne battute. Considera la parte in cui sfottiamo un po' Cosimo, anche se ormai è tanto che non si vede. Le battute che ho fatto con Exevian, con Kaido, cioè non mi sembra di essere proprio un funerale, insomma. Comunque va bene, terrò un pochettino conto. Però è strano, cioè nel senso mettiti un pochettino nei miei panni. Abbiamo avuto tante adesioni all'inizio. Kaido, Mr. Paul, Chipinart. Non so se Chipinart si sta indispettendo per come gli sto facendo fare il modello del disegno che ci sta facendo. Mi rendo conto che gli sto facendo fare una cosa un po' complicata. E spesso lo faccio fermare, lo faccio rifare, lo faccio ricominciare da capo, gli faccio modificare roba. È probabile che mi stia prendendo un po' in antipatia. Ma penso che il lato relativo alle live sia completamente diverso. Poi, cioè, sto vedendo anche canali che hanno cominciato dopo di me, che stanno facendo veramente delle esplosioni. Ricevono delle subscription, ricevono dei donazioni, fanno il tifo con i beat. E non stiamo parlando di canali che stanno facendo anche gameplay, cioè canali che stanno solo disegnando. Non so qual è la differenza, perché loro comunque, a parte dare robe strane, cioè nel senso danno proprio dei tipi distintivi alle persone che fanno le subscription, non è che facciano chissà cosa in più di me. Cioè, tipo, se tu fai la subscription, io ti faccio un disegnino, un distintivo. A parte questo, boh, non lo so. Comunque, lasciamoci alle spalle questo discorso. Cercherò di capire come mai sta succedendo questo. Nel frattempo, però, cerchiamo di andare avanti con il nostro modello. Allora, innanzitutto sarà necessario per noi chiudere, vedete, questi due torri in ascensore. Innanzitutto sta da capire che tipo di ascensore è, perché vi spiego. Gli ascensori che hanno una sorta di motore per il sollevamento avrebbero bisogno di, accanto alla cabina ascensore,
di una specie di gabbiotto per la manutenzione con l'allocamento del motore, insomma, hanno bisogno di alcuni reparti tecnici che il no nostro modello, che comunque sta venendo parecchio figo. Sì, con il mio mi sono trovato a storcere il naso in più di un'occasione, perché per esempio gli ho dato un riferimento che aveva una particolarità che mi piaceva tanto, ma veramente tanto. Lui ha provato a ridisegnarla, ho detto abbi pazienza, capisco che stai cercando di dare il massimo, però che cosa avevo fatto? Avevo messo l'immagine che stava disegnando lui in semitrasparenza sopra l'immagine che gli avevo dato io di riferimento e l'ho semplicemente calcata sopra. Io, che non sono un disegnatore, che non sono bravo a disegnare, che non sono, cioè, che almeno da quel punto di vista sono completamente ignorante in materia. Ed è venuta una figata. Ho detto: ah, il modello che stai creando adesso, il condominio. Ah, ok. No, pensavo che, dato che stavo parlando di Chip in Art, credo che. Pensavo che ti riferissi a lui, scusami. Sì, comunque sì, sta venendo figo. Poi, tra l'altro, stavo cercando anche più persone che per fare l'interazione, che volevo chiedergli, ma che caspita dobbiamo fare giù? Insomma. Ah, tu del mio non hai visto ancora niente? Allora vuol dire che avrai una bella sorpresa. Cioè, credo bella, perché io non è che sto apprezzando proprio tutto. Sto cercando di essere il meno rompipalle possibile, ma alcune cose, insomma, non è che mi piacciono granché. Come stavo dicendo prima, ho disegnato, proprio ricalcato sopra il riferimento che gli avevo dato e mi piaceva tantissimo. L'ha disegnato lui a parte e non mi piaceva alla stessa maniera. Alla fine, a un certo punto, ho dovuto dire: ok, va bene, vai avanti, perché se no gli dovevo dire: ma non mi rompere le scatole, togli questo, utilizza il modello che ti ho dato io, oppure ricalca semplicemente su quell'altro. Quindi, va bene. Poi tra l'altro è anche un po' che non mi dà più aggiornamenti, non so che cosa stia facendo. Tra l'altro vedo anche che non è online. Va bene, non preoccupiamocene per il momento. Allora, andiamo al piano copertura e, come dicevo prima, dobbiamo fare la copertura per questi due vani ascensori. Mettiamo direttamente l'elemento tetto e poi facciamo l'elemento di copertura. Ne facciamo due, che non mi ricordo mai se vuole una sola superficie o se ne possiamo fare un paio. Ecco fatto comunque. E questa è la copertura. Ora, visto che ci sei soltanto tu, Elena, cosa facciamo per quanto riguarda l'ascensore? Tu vorresti che abbia un impianto di sollevamento idraulico, quindi praticamente col pistone sotto che alza la cabina, o ci facciamo un motore di sollevamento qua a fianco e quindi prolunghiamo la cabina ascensore? Io direi per cambiare un motore di sollevamento. Quindi in pratica qua facciamo il gabbiotto? Ok, aggiudicato. Allora, avrà probabilmente la stessa dimensione. Della cabina ascensore, il che significa che prendiamo questo tratto di muro.
E lo copiamo. Ecco qua. Fatto questo, andiamo a raccordare. Ah, ma non tutto però, solo a partire da terrazzo. No, 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 fino a livello terrazzo, fino a livello piano copertura, ma a partire dal terrazzo. Ecco qua. Ok, adesso ci troviamo. Perfetto. Adesso prendiamo questo qua. Crea simile e facciamo i due tratti di muro che arrivano sino al resto. Ecco qua. Sì, ma non devi spostare tutto, caro. Questo qua. Ok, con questo qua, perfetto. E adesso suppongo che lo possiamo far arrivare fino in fondo, non dovrebbero dare problemi adesso. Modifichiamo anche il percorso della ringhiera, deve arrivare semplicemente sino al tratto di muro. Stessa cosa avverrà dall'altro lato. Anche perché ora prenderemo questi tre elementi, 1, 2, questo, e li specchiamo. Adesso possiamo anche modificare questi elementi del tetto facendoli arrivare sino a qui. Ecco qua. Ora, dipingiamo la parte esterna con l'intonaco bianco e dobbiamo adesso naturalmente metterci una porta per accedere alla parte relativa alla manutenzione del motore. In pratica sarà accessibile soltanto ad addetti ai lavori, dovrà esserci sulla porta il cartello per quanto riguarda pericolo, sapete, le cose solite che si mettono a quei tipi di situazioni. La porta deve essere apribile verso l'esterno, perché insomma il cubicolo interno è anche abbastanza stretto. Stessa cosa dall'altro lato, lo faremo chiudere ovviamente sul lato esterno. Ecco qua, così. Bene. Completata anche questa parte, abbiamo il nostro vano ascensore, abbiamo la parte esterna relativa alla manutenzione del motore dell'ascensore e l'impianto di sollevamento sarà appunto a nastro. Quindi in pratica ci sarà queste serie di cinghie che tireranno su la cabina ascensore e quindi il motore sarà al terrazzo. E si andrà a fare manutenzione, oppure se c'è un guasto, vi si va direttamente al lato del motore. Bene.
Credo che il resto lo possiamo lasciare così libero, non saprei neanche che cosa farci. Non è una parte privata, cioè privata per quanto riguarda il condominio, ma è pubblica perché è dominio di tutti, quindi non è che possiamo metterci una veranda o qualcosa del genere. Per adesso lo lasciamo libero, magari se ci viene in mente qualcosa ce l'aggiungiamo. Ora, direi a questo punto di aspettare un pochettino più di affluenza per sapere che cosa fare al piano terra, ricordando comunque che Kaido aveva proposto dei negozi. Vi ricordate? Aveva detto Kaido di fare dei negozi su quel piano là, sul piano terra. Sì, è una bella idea. Quindi, il piano terra, per adesso lasciamo tutto vuoto e ci faremo più avanti magari dei negozi. Anche perché essendo progettazione interattiva con Extrend, come dicevo la volta scorsa, per chi vuole riscattare lo spazio relativo al negozio, non ha che da chiederlo. Quelli con le sub vanno direttamente gratuitamente, basta semplicemente chiedere voglio fare il negozio al piano terra, va direttamente, oppure voglio l'appartamento del secondo piano lato sinistro e viene assegnato direttamente. Coloro invece che non hanno una subscription li costa 200 Extend Bricks che possono accumulare sia tramite i minigiochi. Ovviamente servono almeno due persone per fare i minigiochi, in uno non ci si basta, però ci sono io nel caso vuoi fare boss o robe di questo genere, Elena. Posso aiutarti anche per il colpo. Il fatto è che il colpo era un pochettino più difficile, ma a parte questo, no problem. Quindi partiamo dal piano primo e mettiamo la nostra famosissima porta con le bugne d'ingresso. Libreria, porta, bugne ed incasso. Ok. Nel frattempo noi continuiamo con il nostro modello. Ai livelli selezionati e viene secondo, terzo e quarto. Ecco qua. Di impostazioni per quanto riguarda la porta e andiamo anche a cambiare il materiale della bugna in un pannello di vetro, come al solito quello che utilizziamo sempre. Con il taglio a specchio verso l'esterno e vetro normale verso l'interno. Quindi da dentro io guardo chi c'è fuori, lo utilizzo come se fosse uno spioncino della porta, molto più comodo, molto più grande.
lo utilizzo come spioncino e invece fuori ci si specchiano soltanto. A questo punto, servirebbe o qualcuno che riscatta un appartamento o qualcuno che riscatta un negozio. A meno che non ci inventiamo qualcos'altro. Per esempio, in tutta questa superficie potremmo mettere delle finestre. Mentre in tutta questa superficie potremmo mettere dei balconi. Ma sì, potrebbe essere una buona idea. Eccoti. Arrivati a questo punto, dicevo, giusto per... Andiamo a modificare il tipo della porta, funzione esterno. Funzione esterno, quindi abbiamo la parte interna con il pomello e la parte esterna con la maniglia. Quindi ci serve che siano specchiate lungo il loro stesso asse. Però devono essere esterne, non riusciamo a fare la porta che apre verso l'esterno con la maniglia fuori? No. Se la cambiamo... Se la cambiamo viene la maniglia fuori e il pomello all'interno, quindi devono essere per forza interne. Va bene, non facciamoci scoraggiare, lasciamole semplicemente così. Certo, è abbastanza improbabile che il motore sia così piccolo, però credo che sia un problema semplicemente del modello, a meno che... Vediamo un po'. Costruzione analitica, infisso telaio, funzione esterno, chiusura muro, contrassegno tipo. Ok, non posso decidere io. Dove mettere la... il pomello. Perché in realtà vorrei che il pomello fosse all'interno e la maniglia fuori. Vabbè, non preoccupiamocene. Dicevo, in questo modo, così facendo, il motore dovrebbe essere piccolo. Però nella realtà nulla ci vieta di avere una costruzione analitica della porta per fare in modo che sì, la apro esternamente, però che il pomello sia da questo lato. Nulla ce lo vieta. Adesso però ci servirebbe qualcuno che riscatta un interno, perché altrimenti non è che abbiamo molto altro da modellare. E sarebbe da stupidi far finire un progetto in due puntate. D'accordo, quattro, ma due è poco. Quindi... Non mi senti?
no, il controlla tu qualcosa, perché io vedo che va tutto normale. Cioè, nel senso, nello Streamlabs OBS vedo comunque che ogni suono viene captato dal microfono. Il microfono capta. Controlla un po' le tue impostazioni perché credo che sia un problema tuo. Prova ad aggiornare, ok. Io qua vedo tutto. Norma. Ah, che adesso mi senti, perfetto. L'avevo detto che era un problema tuo, perché a me risultava tutto in ordine. Certo, poteva pure essere qualche problema tecnico, che hardware che non funzionava correttamente, però mi sembrava strano. Comunque, buono che abbiamo risolto, non c'è problema. Bene. Allora, non vale la pena mettere finestre a caso, non sapendo nemmeno dove verranno i bagni, dove verranno le varie cose interne. Non avrebbe senso. Avrebbe piuttosto senso che ci fosse qualcuno per riscattare gli interni oppure i negozi. Però stiamo soltanto io ed Elena, quindi vorrei anche vedere come dovrebbero arrivare queste persone a riscattare sta roba. Al massimo che cosa possiamo fare? Possiamo andare a piano primo e fare un bel pavimento interno. Sopra come stanno posizionate queste cose? Vedo un ingresso, quindi suppongo che la parte del pavimento ce l'abbiano già. Se vuoi posso farlo io, ma ho già un sacco di cose. Potresti anche farlo per me, però per l'appunto preferirei che fosse qualcun altro. Dai, visto che mi hai detto anche che sono intransigente, vai, fallo tu. Anzi. Visto che è un caso particolare, ecco, anzi cosa, visto che è un caso particolare dove io sarei bloccato e ho bisogno, diciamo, di aiuto, tra virgolette, e so che comunque stai mettendo i bricks da parte per commissionarmi un progetto, i 200 te li rimborso io. Cioè, te li mando e li utilizzi. Fai finta che lanciamo un giveaway e sei l'unica che partecipa, quindi no problem. Allora, vado su currency. Oh, come sei buono, hai visto ogni tanto. Te, 1797, 200 in più. Eccoci qua. Così puoi riscattare.
Devi andare sulla parte che vedi nella live, cioè praticamente sulla schermata di Twitch, dal pulsante interattivo, lo stesso che utilizzi per votare. Cioè riscatta un'assegnazione. Ecco qua, dovrebbe essere arrivato, ho sentito il suonettino. Dolce Armonia ha riscattato. Riscatto un'assegnazione, perfetto. Ok, adesso. Dato che qua c'è tutto un modo suo. Ormai si fa tutto da Streamlab anche per accettare. Ecco qua. Negozietto. Ah, quindi sul negozio non vuoi fare l'appartamento? Comunque va bene, negozietto. Allora, dove lo facciamo sto negozietto? Ovviamente al piano terra. E come lo facciamo? Va bene anche l'appartamento. Era per farti fare qualcosa di diverso, visto che di casine me ne hai fatte due. A parte il fatto che avevo detto già dalla volta scorsa che in caso del tutto eccezionale, in questo caso si poteva riscattare anche con un'unica assegnazione sia l'interno che la parte commerciale, quindi sia l'appartamento che il negozietto. Se vuoi fare solo il negozietto, per me non ci sono problemi, però avrei maggiore necessità per l'appartamento. Intanto comunque abbiamo da fare il negozietto, quindi cominciamo da qua. Allora facciamo entrambe, va benissimo, per me non ci sono problemi, facciamole entrambe. Da dove vuoi cominciare? Dal negozietto o dall'appartamento? Visto che tanto le dobbiamo fare tutte e due. Dall'appartamento, va bene. Allora, innanzitutto quale appartamento vorresti riscattare? Dove vuoi il tuo appartamento? All'ultimo piano. Ok. Sinistra o destra? Bell'attico. Destra. Ecco il tuo appartamento. Uè, Mangusta! Ciao caro! Come stai? Ok, che mi dici? Stai facendo più live, non ti sto vedendo più. Comunque, Elena, come facciamo il tuo appartamento? Ma a me veramente sto avendo qualche problema anche io, più che altro con il canale.
Prima eravamo quasi sette fissi, adesso praticamente siamo io e Lenai, adesso sei arrivato tu, cioè siamo noi e tre soltanto in questo momento. Solo noi e tre. In stile vittoriano? Guarda, in stile vittoriano per quanto riguarda l'altezza dell'interpiano non si può fare. Perché comunque, cioè, è un condominio, non è che mo ti faccio fare 5,50 m di altezza dell'appartamento. Per quanto riguarda invece lo stile proprio dell'appartamento si può fare. Si può fare, però devi comunque dirmi tipo voglio tot camere, voglio questo, voglio quell'altro, cioè dobbiamo comunque... Ah sì, lo stile, perfetto. Sì, si può fare. Nessun problema. Allora, però come lo facciamo? Allora, questo è un condominio, Mangusta. Voglio due camere, due bagni, un bel salottino con il camino, una cucina abitabile e la zona lavanderia. Allora, questo è comunque un appartamento, Mangusta. È un appartamento che ha riscattato Dolce Armonia, fa parte di una roba più grande, guarda. Cioè, questo sarebbe il condominio. Questo è stato scelto come progetto da Mr. Paul, che ci ha chiesto di fare un condominio nello stile degli anime giapponesi, dove in pratica tu c'hai l'ingresso esterno, arrivi al piano, percorri questa specie di corridoio e poi arrivi al tuo appartamento e solo da lì diventa parte interna. Se ci scappa non disdegnerei una cabina armadio. Perfetto, non ci stanno problemi. Cercheremo comunque di far rientrare il tutto. Ovviamente, come la maggior parte delle volte che facciamo progetti di questo tipo, che hanno comunque vari interni, come i grandi appartamenti, cioè nel senso appartamento 1, appartamento 2, appartamento 3, appartamento 4, 5, 6, 7 e così via, in genere do l'opportunità di riscattare uno degli appartamenti. Tu per esempio potresti anche farlo, eh? Se hai voglia di ricevere in assegnazione uno degli interni del progetto e lo progettiamo come vuoi tu, cioè decidi tu per filo e per segno come vuoi esserlo fatto, basta che riscatti un interno e ci mettiamo e lo facciamo. D'accordo? Se vuoi riscattarlo. E Kaido! Ciao! Come stai? Tutto Ah, non c'è male. Mi stavo un po' lamentando con Mangusta ed Elena che sinceramente il canale sta rendendo molto di più. Cioè, abbiamo fatto più di metà della live di oggi soltanto io ed Elena. Da poco è arrivato Mangusta. Comunque dicevo, Mangusta, se vuoi riscattare un appartamento, quando vai con il mouse sulla live. C'è un piccolo pulsantino interattivo in basso a destra che tu ci clicchi sopra, fai riscatta Redeem Extended Bricks, ci clicchi sopra, e dopo che fai Redeem Extended Bricks fai riscatta un'assegnazione, quello da 200 punti. Fai quello e praticamente puoi avere, di questo progetto qua, di quello che stai vedendo, puoi avere un appartamento. O un negozio, o tutti e due, sempre se lo spazio dei negozi non finisce, perché comunque lo spazio dei negozi è limitato. Allora, Elena ci ha detto
Elena ci ha detto. Due camere, due bagni, un bel salottino con il camino, una cucina abitabile e se ci scappa la zona lavanderia, se ci scappa un disegnere nella cabina armadio. A dir la verità, a me risulta che ce l'hai i punti. Mangusta. Cioè, andiamo alla classifica. Se Sessione, all time, extend bricks. Vediamo. No, ma a parte che mi risulta che ce li abbia, cioè io vedo che tiene 208 punti. Prova a ricaricare la pagina, Mangusta. E comunque sì, se ti trovi senza punti ti do quelli di Cosimo. E ormai... Madò, se lo becco, quante gliene devo dire? Mamma mia. Allora, lo stile che ci ha chiesto Dolce Armonia è quello vittoriano. Eh no, povero Cosimo, col cavolo, povero Cosimo. Ha detto che ci sarà quando farai la lancia. Cioè, praticamente fino alla lancia non si fa vedere per niente. E io non la faccio nemmeno la lancia se non si presenta. Se la dimentica. Altro che... Vabbè, va. È troppo preso da Oz. No, non è che ti sei perso qualcosa. In pratica questo tizio è semplicemente uno che latita un po'. Che praticamente nello stesso canale con Mugi e Termi, con Kaido. E io ho aiutato anche il loro canale per certi versi. Allora, per l'aiuto che ho dato, il minimo... E che mi vengano a seguire durante le mie live. Però Kaido c'è. Lui invece se ne frega. Ok, allora io inizierei con il vostro permesso con l'appartamento in stile vittoriano che ci ha chiesto Elena. Ok, eccola qua. Allora, iniziamo dall'ingresso. Lei ha detto che vuole tutto in stile vittoriano. Quando riesco, ci sono molto volentieri. E questa è una cosa che mi fa piacere. Mi fa molto piacere. Comunque ricordo a tutti che ci sono un nuovo sistema di guadagni per quanto riguarda... Ah, sì, vabbè. Voleva aiutare, invece Shiva ci ha colpito.
Dicevo, c'è un nuovo sistema di vantaggi con le subscription. Vi mando al testo. Allora, ecco un bel modifica delle proprietà del muro interno semplice, duplica, tramezzo da 10 centimetri, intonaco da 0,01, strato termico, mettiamo struttura, laterizio, e lo facciamo da 0,08. Perfetto. Dunque, dalla parte esterna suggerirei di prenderci qualcosa come 6 metri per fare un ingresso abbastanza ampio. Questo lo leviamo e iniziamo la progettazione dell'ingresso in stile vittoriano. Allora, ragazzi, per chi non lo sapesse, lo stile vittoriano è praticamente uno stile che dà prevalentemente adito a materiali come il legno, quello pesante, legno antico, mogano, quercia, quasi tutto il legno comunque. Al posto dei moderni utilizzi comunque per quanto riguarda sedie, poltrone, utilizzano molto la pelle o le copelle, perché comunque se andremo oggi a comprare qualcosa in stile vittoriano non sarebbe comunque pelle vera. Il parquet, moltissimo, e il marmo. Non c'è, cioè c'è più marmo che porcellana vetrificata per quanto riguarda i sanitari. Anche se ovviamente spesso, specialmente per il sanitario vero e proprio, per una questione di facilità di lavare, per non farlo macchiare, roba di questo genere, sarebbe comunque un finto marmo o comunque una porcellana vetrificata che dà con colori caldi. Quindi iniziamo subito a cercare di capire che cosa possiamo fare qua. Allora, lei ha chiesto due camere e due bagni, un bel salottino con il camino, una cucina abitabile, una lavanderia e una cabina armadio. Innanzitutto dobbiamo cercare di capire dove dovrebbe sorgere la cucina. Perché? Innanzitutto io all'ingresso metterei il salottino direttamente all'ingresso. Uno entra, c'è il salottino davanti. La parte delle camere le metterei sul lato posteriore. Metterei un bagno tipo qui sostanzialmente, a un certo punto interrotto da una porta. A questo punto, se la porta deve raggiungere soltanto la parte posteriore,
Dobbiamo abbassare il livello di priorità a sostrato. E questo dello strato termico a struttura. Perché ovviamente lo strato, la struttura del muro non può mai superare quella dello strato termico e acustico, ovviamente, perché altrimenti rompendolo, entrando dentro, dobbiamo fare la stessa cosa anche qui, non ci sarebbe più una coibentazione termica. Ecco fatto. Sembra tutto in ordine. Perfetto. Bene. Allora, avremo la cucina qui. Abitabile, ovviamente, zona pranzo, eccetera. Poi avremo la zona notte, un bagno tra le due camere, avremo la zona lavanderia, un altro bagno nella zona giorno, e la cabina armadio ovviamente dovrebbe essere parte della camera da letto. Il salottino col camino abbiamo qualche difficoltà invece, per un unico motivo. Dovrebbe venire lateralmente. Quindi a meno che non entriamo direttamente sulla cucina. Oppure potremmo risolvere mettendo questi qua in linea di modello. Togliamo il copia. Su quest'altro lato togliamo tutti questi. No, che abbiamo. Vabbè. E questi li specchiamo semplicemente dall'altro lato. E provate ad aggiornare, Mangusta. A me risulta che tu abbia. Prova a scrivere. Punto esclamativo bricks. Così. Ah, brick al singolare? Beh, l'aveva appena scritto Kaido. Dovreste avere 208. Per quello che vedo io qua, eh. Allora, in questo modo dovremmo risolvere, perché si entra qua, si trova col salotto, qua viene a fare tutta la roba della cucina. Quindi tutto come abbiamo detto prima, però invertito. Solo che essendo laterale può uscire in un angolo la canna fumaria del camino. Perfetto. Allora, piano quarto. Mister Paul! Ben arrivato!
Cioè, noi stiamo facendo il progetto per te qua, quello che hai chiesto tu, del condominio nello stile degli anime, e ti fai... e sparisci completamente. Eh? Lo stregone arriva esattamente quando intende farlo. Sei sparito, Mr. Paolo. Comunque, in questo modo riusciamo a fare anche il camino con questa piccola sistemazione che abbiamo fatto adesso. Allora, iniziamo con il salottino. Allora, direi di mettere il camino sulla parte esterna. Facciamo al centro della stanza il camino e su due parti esterne, come se fossero le ali del camino, facciamo, delle librerie. Poi, sul lato... E non è finita. Fino a tutto novembre raccoglierò olive. Oh, ma... vabbè. Comunque, dicevo, sulla parte lunga, quella di dietro, questa qua, prima della porta, ovviamente, ci mettiamo un bel divano. Mentre sulla parte davanti... un mobile per lasciare chiavi, robe, eccetera, come al solito. Alla fine del condominio, del centro commerciale. Allora, innanzitutto, l'unico mio accenno è stato quando avevi fatto il grattacielo strano su Marineford. Su Marineford l'avevi detto? Non alla fine del centro commerciale? Vabbè, comunque mi ricordo che l'avevi chiesto e non ho avuto altre proposte, quindi eccoci qua. Allora... No, ma la richiesta è anche una... Cioè, se io ti dico, ragazzi, qual è la prossima cosa che proponiamo? 2000 è per fare in modo che la tua proposta non venga messa a sorteggio. Cioè, tipo, se quattro persone hanno scelto, non lo so, per dire una cavolata, lo stadio da calcio. E tu sei l'unico che ha scelto condominio, spendendo 2000 bricks, tu vai direttamente con il condominio e lo stadio da calcio viene scartato. Se invece tu sei l'unico, oppure sei tra quei quattro che hanno scelto lo stadio da calcio, la tua proposta viene messa a voto, va in maggioranza e si sceglie quello. Cioè praticamente sei stato l'unico che ha proposto qualcosa. Tutti gli altri non hanno proposto niente.
Sono arrivato al giorno che dovevo fare il progetto nuovo, era l'unica proposta fatta, bene, condominio. Ah, ok, Mangusta. Ci dispiace però. Alla prossima. Duplichiamo la vista. La facciamo arrivare fin sotto l'inizio del primo piano. Disattiviamo, anzi no, facciamo un'altra duplica prima. Disattiviamo questa. Ok, tre di zero piano terra. Ok, nascondiamo questo, rinomina 3 di 1 piano primo, duplica con dettagli. Ok, nascondi questo, rinomina 3 di 2 piano secondo. Comunque, proprio di mattina fino al calare del sole al freddo. E sotto la pioggia pure. Caspita. Ragazzi, fatevi forza. Spesso il lavoro porta con sé un sacco di rotture di scatole. Ma il lavoro è lavoro, cioè. Tanto meglio lavorare e avere rotture di scatole che non stare senza far nulla. Il lavoro nobilita l'uomo. 3 di 3 piano terzo. E infine. Il piano quarto. Nascondi nella vista. Rinomina 3 di 4 piano quarto. Ecco fatto. Bene. Adesso che abbiamo fatto l'ho fatto l'anno scorso, non ho problemi. Adesso che abbiamo fatto questa distinzione tra i vari livelli, piano terra, piano primo, piano secondo, piano terzo e piano quarto, con la possibilità di vedere all'interno, possiamo cominciare con il progetto di Elena. Allora, iniziamo con il camino. Innanzitutto, facciamo un'estrusione sul percorso. Piano quarto, componente. Modello locale.
Facciamo il percorso. Considerando che ci prenderemo 60 centimetri in tutto. Non faccio l'assegnazione perché dovrei iniziare mercoledì. Poi in caso vedo se sarò in casa per quell'ora. Per quest'ora, ok. Due punto... no, due basta. Zero. Copia dall'altro lato. Poi, dopo modifica profilo, prospetto sud, wireframe. Io... ah, sì, ancora quello, scusate, lo stavo leggendo da capo. Io sono sconvolto, ho scoperto che esistono 100 euro in moneta d'oro puro austriaca, moneta da co commemorativa da collezione, ma dettagli. Vabbè.
Scusate una zanzara che non ho nemmeno preso. Ma possono stare ancora le zanzare a questo punto, ragazzi? Cioè, arrivati. Ah, arriva Natale, cioè abbiamo ancora le zanzare. Così in pratica. Lo stile vittoriano è tutta roba di questo genere, tutte cornici. Siccome Elena vuole in stile vittoriano, ecco qua. Qua in pratica verrà un camino con libreria da questo lato e libreria da quest'altro lato. Capito? E vabbè, faremo il Natale con le zanzare. D'accordo. Ci trovi sempre qua quando torni. Sempre. Ovviamente, sempre fino a che non finisce la live, perché poi a un certo punto. Anche io mi sono allontanato 5 minuti, poi sono sparito, certo. No, è tipico. Sai quando la gente che si allontana 5 minuti? 5 minuti magici e non torna più. A parte questo, Mr. Paul, che ci dici? Qualche novità?
Hai visto dei parenti che non vedevi da molto? Com'è stato? Cioè, sempre se hai voglia di parlarne, eh. Sono contento che sia andato bene. Ma erano parenti che abitano da un'altra parte. Sono venuti a trovarti loro. Sei andato a trovarli tu. Non li vedo perché abitano lontano. Eh beh, abitano da un'altra parte, quindi, no? Ah, e quindi sono venuti a trovarti loro. Perfetto. È che abito sul lago di Benaco, loro centro Germania. Beh, sembra un bel po' di strada. Oh, dato che non ho ben chiaro dove sia il lago di Benaco, ma tu stai in Italia o sei in Germania? Cioè, nel senso. Cioè, tu in Italia? Sono venuti qua in Italia? O sei semplicemente in un altro punto della Germania, loro centro Germania e tu vicino al lago. Ah, l'ex nome del lago di Garda, pensa un po'.
Bene. Abbiamo quasi finito questa interessantissima divisione e scaffalatura della libreria in stile vittoriano di Elena. Il vittoriano, ragazzi, è uno stile molto classico, molto antico, cioè fa proprio retro lo stile vittoriano. E l'altra particolarità è che è pieno di robe strane, cornici particolari. Da disegnare è molto, molto interessante. Solo che non tutti i disegnatori l'apprezzano proprio per il fatto che è proprio pesante da disegnare. Oh, rieccoti! Ciao, Dolce! Stiamo facendo il tuo salotto in stile vittoriano. Tuo salottino. Adesso ci facciamo un bel elemento di base da cui ci andremo a costruire poi il caminetto. Quindi è un appartamento vittoriano, varie case estive e lavori come casa negli uffici. Sì, è ricchissimo praticamente, ragazzi. C'ha l'euro che gli esce dalle orecchie. Vi do una mano con il boss, ragazzi. Pure col bot, va, aiuto, vedete un po'. Il bello di avere un fratello geometra. Certo, semmai queste cose si realizzeranno davvero, ma la vedo difficile. Ehi, Kaido, alla prossima, ciao! E poi tra l'altro, specifichiamo, anche se prima capivo poco di quello che parlavano i miei parenti. Cioè, lavora come capo degli uffici è riduttivo, perché praticamente è il nazi direttore. È il nazi direttore supremo. Nazi direttore galattico. I miei zii sono italiani, ma i miei cugini parlano tedesco.
Capito. Quindi in pratica si saranno trasferiti in Germania per, penso, suppongo, questioni di lavoro, no? Poi magari i tuoi cugini sono nati in Tedeschia e quindi parlano solo tedesco. Certo, a te piace un sacco il tedesco. Tanterrimo. Preferisco i 20 euro in moneta d'argento. Ci mettiamo una puntata solo per fare il camino, mo ci mettiamo. Ci credo che tante persone non amano lo stile vittoriano. Da disegnare, dico sempre, eh? Allora, 8, 6. Togli questa, voglio andare indietro di 0.015. Ecco fatto. Perfetto. Per trovare qualcuno, dici? Beh, probabilmente sì.
Ecco fatto. Ok. Adesso ci siamo. Guarda, Lazzarello, sono 19, quindi dubito che ti ritrovi in live, anche se dovessi metterci poco oggi. Sì, effettivamente, grazie per avermelo fatto notare, ma sono le 19. Io a questo punto farei giusto un altro piccolo elemento proprio per finire il camino, o comunque quasi finire. Quindi vista dall'alto, wireframe. Caspita, un po' difficile da trovare con tutte ste cornici. Ok, questa linea qua. Crea estrusione. Posta, seleziona un piano. Questo piano. Ok, ci siamo quasi. Ok, ecco fatto, anche se dovrebbe essere più alto a dirvi la verità, ragazzi. Ok, a partire da questo punto verrà il camino vero e proprio. Facciamo quest'ultimo elemento così chiudiamo tutto, cioè nel senso chiudiamo l'elemento camino.
Ah, ok, non ho unito anche questo. Fatto. Bene, ragazzi, questo è soltanto l'inizio dell'appartamento di Dolce Armonia. Sappiate che lo stile vittoriano richiede un sacco di tempo. Quindi, specialmente se dobbiamo fare tutta roba di questo tipo, ci vorrà il tempo suo. Non sarà una cosa velocissima. Comunque, visto che siamo arrivati alle 7, ormai quasi è 10, io vi ringrazio a tutti per avermi seguito fino a questo punto. Andiamo un attimo a cercare qualcuno del art, praticamente un artista italiano, da poter fare un raid. Vediamo un po' chi c'è. Miss Pizza. Sta facendo dei disegni. Miss Pizza. D'accordo, andiamo da questa Miss Pizza e vediamo che cosa sta facendo. Raid. Un sacco di tempo ci mette tutto. No, non credo, non credo. Comunque, adesso andremo da questa artista, vedremo un po' che cosa sta facendo. Io intanto vi ringrazio tutti per avermi seguito fino a questo punto. Vi ricordo che il prossimo appuntamento è mercoledì con la progettazione, con la rigenerazione in 3D delle vostre passioni. Continueremo insieme con Hogwarts, che è un gran bel progetto ed è anche abbastanza famoso, insomma, direttamente il castello di magia e stregoneria, la scuola di magia e stregoneria di Harry Potter. Quindi vi invito tutti a non mancare, ci vediamo dopodomani, mercoledì 24, sempre alle 17 con Xtrend. Vi auguro una buona serata e ci vediamo insieme ad una prossima diretta. Buonasera a tutti.